Ritentiamoci, buonasera. Ritentiamo a fare il segno del Sagittario. Avrei potuto incollarlo, cioè legare due vite, eccetera, ma ho preferito stavolta proprio rifarlo da capo. Voglio vedere che succede. Caro il mio Sagittario, innanzitutto devo ringraziare tutti, te compreso, per tutti i commenti, per i like, ma soprattutto per la presenza e per le continue iscrizioni al canale. Grazie. Mi raccomando, continuate a farlo, non siete segni adesso, ok? Poi dopodiché vi ricordo che questo è un video che potete vedere per coloro che hanno Sole, Luna, Venere ascendente in Sagittario, ok? E che sono video di intrattenimento, come dico sempre. Andiamo a vedere le energie. Dove vanno le energie? Ok, vediamo se riesco a trovare anche l'altro anello da qualche parte. Oggi si è perso il mondo in questo studio. No, ecco, l'ho trovato. Allora, Sagittario, pillole di astrologia spicciola e farò veloce. Dunque, nello specifico, in questo momento i segni di fuoco siete molto forti, molto forti. In Ariete, il nodo con Chirone sono entrambi in retrogradazione, ci spingono a una grande introspezione. In Leone, Sole, Venere e il 4 si formerà la Luna nuova. A proposito, tra parentesi, questo è un video valido dal 29 al 4 di agosto. Ok, potete anche vederlo in un altro momento e magari è quello il momento in cui dovete vederlo, non importa. Io indicativamente dico però 29-4 agosto. Prendiamo le energie, almeno per quanto riguarda l'astrologia, è quello il momento. Poi per il messaggio in qualsiasi momento. Quindi voi segni di fuoco siete molto forti. I segni d'aria sono altrettanto forti perché hanno Plutone retrogrado in acquario e poi in gemelli, ahimè per voi, sia Giove sia Marte. Non mi veniva, sia Marte. Quindi altrettanto forti i segni di aria, però tu Sagittario tra i segni di fuoco sei quello un po' più penalizzato, proprio perché hai questa opposizione. Fortunatamente dalla tua parte lavora bene Plutone in acquario, che è anche lui retrogrado. In pesci, in quadratura, abbiamo altri due pianeti retrogradi, sia Saturno sia Nettuno. Quindi introspezione a mille, ma soprattutto il dover sistemare le cose guardando indietro al passato. Quindi guardiamo avanti in questo momento, ma cerchiamo di sistemare prima quello che c'è dietro di noi e dentro di noi soprattutto. Nettuno e Saturno sono in quadratura, quindi andremo a sistemare le cose, ma ogni tanto con qualche colpo forte, no? Sapete quando si hanno i colpi sulla nuca ai bambini per farli andare dritti? Ecco, uguale. Dopodiché abbiamo i segni di terra. I segni di terra abbiamo in toro continua Urano, gli ultimi percorsi, gli ultimi tratti di Urano in toro. E poi dopodiché abbiamo Mercurio in Vergine. Mercurio in Vergine fino al 4, perché il 5 già è sempre in Vergine, ma va in retrogradazione, quindi è diretto fino ad adesso. È un Mercurio un po' così barcollante in questo minuto, però in ogni caso dà grande forza ai segni di terra. Nello specifico è un Mercurio che ti è scomodo, perché anche quello è in quadratura, quindi potresti avere delle problematiche nella comunicazione, potresti avere dei pensieri che non sono per forza del tutto chiari, ok? Adesso parliamo, detto questo, finite le pillole di astrologia spicciola, ma ti voglio ricordare che è veramente astrologia spicciola che devi basarti sulla tua carta natale, perché questo non dice nulla, tutto quello che abbiamo detto è tutto e niente. Andiamo a vedere però come sono le energie per te. La forza, il 4 di denari e il 2 di spade.
C'è voglia di prevalere, c'è voglia di vincere, soprattutto in un processo, in una situazione in cui c'è bisogno di prendere una decisione. Adesso andiamo a vedere qual è questa decisione. Vi sentite forti, tra l'altro? È un Sagittario che si sente abbastanza tosto, devo dire, abbastanza determinato, tanto da poter prendere una decisione che però ancora non arriva. Prendere o subire? Giudizio, 3 di bastoni. 2 di coppe, imperatore, matto e paggio di denari. 4 arcani maggiori, 4, quindi è un momento molto importante, soprattutto per i rapporti di coppia che vedono qualcuno o del segno dell'ariete o del segno dell'acquario, ok? Qualcuno che comunque ha grande volontà di muoversi in avanti, anche se in qualche modo ha paura anche delle conseguenze, quindi non si muove. Il matto mi dice che è aperto a tutto, ma non si muove esattamente. Potrebbe essere qualcuno conosciuto in un ambiente lavorativo o qualcuno che in qualche modo torna dal vostro passato, o che ha, potrebbe essere in questa esistenza, in un'altra esistenza, o che ha con voi un rapporto direi gioioso. È come se davanti a questa persona cadesse ogni barriera, cadesse ogni ostacolo, anche l'ostacolo più efferato come quello della morte, ok, in questo caso non c'è più, quindi immaginatevi proprio con questa persona cade ogni tipo di barriera. Se è una relazione a due, quella che andiamo a valutare, se è una situazione di lavoro, beh, sappiate che c'è una decisione da prendere, qui sarà proprio un problema di gioco forza, abbiamo la forza nello specifico, c'è da attendere, ma è una situazione aperta a tutte le possibilità. Non abbiamo un vero e proprio, in questo momento esatto, una vera e propria risposta. Il 2 di spade mi arriva sopra il matto, quindi la decisione potrebbe essere qualsiasi, la prenderà qualcuno di potere, ok? Qualcuno con una grande forza di volontà, però in ogni caso non sappiamo qual è. Il paggio di denari mi dice che c'è un lavoro organizzato dietro o che avete a che fare con persone che sono più piccole di voi. Il 4 di denari mi arriva con l'8 di denari, che è interessante, il 4 di denari col 2 di spade, adesso vi spiego perché. Col giudizio pure quello, incredibile, l'8 di coppa, il carro, il 2, anche un altro 2 qui, e la di Michela. Il 4 di denari col 2 di spade è una combinazione che mi parla della voglia di tenersi aggrappati alla situazione in cui si è, ma e per questo non riuscire a decidere, perché qualsiasi decisione prendiamo creiamo la strada, qualsiasi decisione prendiamo usciamo fuori da questo momento di stand by, ok, di incertezza, creiamo la strada, è una strada che noi vogliamo però che sia perfetta, quindi ecco perché non la prendiamo ancora. C'è un nuovo inizio davanti a noi, là era il giudizio, qua è il nuovo inizio, ma è sempre l'arcano maggiore numero 20. C'è da perdonare il passato e da aprirsi alla nuova vita. La nuova vita ci dice che c'è qualcosa di meglio in serbo per noi, mi raccomando, come c'è un grande avanzamento, soprattutto nel lavoro, guardatelo, c'è riconoscimento, c'è avanzamento nel lavoro, ma c'è anche un equilibrio che continua ad essere in bilico, sia nelle situazioni sentimentali, sia nelle situazioni economiche. Ecco perché il Sagittario questa settimana deve mantenersi integro, deve mantenersi forte, razionale, molto razionale. È un Sagittario che non le manderà a dire, che tenderà ad avere una comunicazione molto aperta, ok, e molto sincera. Comunque, in ogni caso, sta per finire un periodo della vostra vita.
Quel due di spade potrebbe anche essere il senso della fine di questo periodo. Sta per finire un periodo di questa vita, della vostra vita. Guardate, ha inizio una nuova vita, c'è scritto in questa carta. E poi abbiamo pure il giudizio, quindi si aprono possibilità che non pensavate si potessero aprire, quelle bare di cui vi dicevo prima. Quindi Sagittario, molto bella, molto molto bella questa stesa. Chiaro. Voi state tentando di mantenere il controllo in tutto e per tutto, ok? Questo talvolta vi costringe a muovervi con cautela e non buttarvi, però va bene così in questo momento. Siate razionali, usiate la razionalità per continuare ad andare avanti in questo specifico momento. Ok, Sagittario, in ogni cosa siete forti in questo momento. Nonostante tutti i pianeti in opposizione in quota tua, non importa, siete forti. Andate a guardare, a chiudere le situazioni del passato per poter guardare avanti, ricordatelo sempre. Andiamo a prendere qualche oracolo. Prendiamo quello dei draghi. Il drago d'oro, ragazzi, il drago d'oro. Sei protetto. Espandi il tuo cuore, rimani nella quinta dimensione se ci sei, ma in ogni caso portati ad un livello di dimensione e di spiritualità più alto, ok? Ricordati di portare avanti una comunicazione che sia più chiara, che miri alla comunione, quindi dovete cercare di portare avanti una comunicazione che vi permetta di rimanere in comunione con i vostri ideali, con la vostra spiritualità, ma anche con persone che ritenete complementari. Andiamo a vedere adesso la telepatia. Proprio oggi parlavo di telepatia. Allora, la comunicazione non verbale, quindi con qualcuno, questa è una settimana in cui avrai comunicazione non verbale, in cui ci sarà una sorta di lettura della mente. Incontri qualcuno e sai quello che pensa, o viceversa, ricordati che possono essere reversibili. C'è tanto, tanto, tanto nel Sagittario, in questo specifico momento. Grande intuito, devo dire, grande intuito. Metterà a punto una serie di conoscenze intuitive e quasi divinatorie il Sagittario questa settimana, quasi divinatorie. O semplicemente si rivolgerà a qualcuno di noi. Allora, lo sconosciuto e la rete gioiellata. Queste sono delle bellissime carte. Soprattutto la resilienza l'ho fatta ieri, se non mi sbaglio, l'avevamo vista con qualcuno. Allora, state cercando una conferma di ciò che già sapete. Vi state chiedendo se raggiungerete un obiettivo auspicato di qualche genere. Immaginate che la risposta alla vostra domanda non sia riguardo all'atterrare in un particolare luogo di destinazione, al realizzare un obiettivo, al mettervi in contatto con una persona speciale da voi amata. Invece scoprirete una scintillante rete di gioielli di cui non conoscevate l'esistenza. Il mondo è interconnesso in un ordito vivente di energia. Sappiate questo, ciò che fa parte del vostro bene supremo è uno scintillante gioiello che si illumina per voi in mezzo a questa rete di possibilità. Voi dovete semplicemente sapere come vi volete sentire e scegliere questo con consapevolezza. Quindi, in ogni caso, ricordatevi che siamo tutti interconnessi. Siete voi che decidete come sentirvi e come far sentire gli altri. Lo sconosciuto si muove attraverso il mondo in una cortina d'oscurità che suscita paura, rifiuto e incertezza. C'è un velo di separazione fra di voi. Guardate però più da vicino e trovate il coraggio di mantenervi aperti a ciò che potreste trovare.
Qualcosa di straordinario vi viene offerto adesso se vi mantenete curiosi e ricettivi. Continua l'idea del fatto che c'è un momento straordinario che si sta aprendo per il Sagittario. Deve però essere lui stesso o lei stessa a portare avanti con determinazione e autocontrollo un certo tipo di avanzamento, di senso della percezione del sé. Beh, mi piace così. Ok, Sagittario. Allora, come al solito ti invito a iscrivervi al canale, mettere il like a questo video, condividerlo. Noi ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.